è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Arezzo solamente poche ore dopo aver messo a segno una serie di furti nella notte all'interno di alcuni uffici di professionisti ed associazioni in via 25 Aprile ad Arezzo. Si tratta di un 59enne residente ad Arezzo con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e continuato. La refurtiva è stata così riconsegnata in tempo record ai legittimi proprietari. Il malvivente aveva messo a segno il raid nella notte attorno alle 4, presi d'assalto 3 piani su 5 di una scala della palazzina, PC portatili con tanti ed oggetti di valore e bottino riconsegnato ai legittimi proprietari. Ma alla razzia si sono sommati anche i danni, porte antisfondamento in frantumi e stanze totalmente sottosopra. Ho trovato tutti i documenti per terra, hanno aperto di tutto e hanno rovinato abbastanza. Nel mirino del malvivente le sedi FIAB e ISDE, un centro benessere, l'ufficio dei geologi Tamarindi e quello dell'ex sindaco di Arezzo Luigi Lucherini. Si hanno fatto parecchi danni, più che altro. Il problema è che a un certo punto ora deve uno vivere con l'incubo che a un certo momento, questo può succedere in continuazione. Ad incastrarlo le immagini di una telecamera di videosorveglianza privata che lo ha immortalato. Si vedeva una persona con un cappello e in mano uno zaino e non so se era un piede di porco, e si è avvicinato alle porte, ha guardato e poi è andato via. Il malvivente è stato così riconosciuto dai militari dell'arma che poche ore dopo lo hanno rintracciato e denunciato.